8 novembre 2022, l'intero ecosistema delle criptovalute dipende da FTX, il quale va a perdere addirittura il 24% nel giro di un solo giorno. Sembrerebbe che CZ in questo momento stia speculando sul famoso exchange americano, ma non solo. All'interno di questo video andremo a parlare anche di Terra Luna Classic, perché ci sono importantissimi aggiornamenti, e per cui iniziamo subito. Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo qui di questo nuovo video. Altcoin letteralmente in rosso a seguito di quello che sta avvenendo su FTX. Per cui andiamo subito a vedere quelli che sono i top losers di giornata. FTX meno 23,5%, Dogecoin meno 12,3%. L'unica eccezione all'interno di questo bagno di sangue è Chainlink col più 4,4%. Ma ora andiamo a vedere quello che sta avendo su Terra Luna Classic, perché in questo momento prezzo di 22.140, market cap di 1,4 miliardi, volumi per 217 milioni, quindi volumi che vanno leggermente ad aumentare, però sostanzialmente siamo ancora flat per quanto riguarda Terra Luna Classic. Ora andiamo a vedere una importante proposta che è stata approvata, cioè la 10.880, che prevede sostanzialmente la reintegrazione dell'IBC, cioè della partnership con Cosmos. Ora, molti di voi si chiederanno, ma com'è questa partnership sostanzialmente può andare nuovamente o che ad incentivare magari la crescita di Terra Luna Classic? Noi sappiamo che Cosmos è l'internet delle blockchain, capitalizza 3,7 miliardi e, per chi non lo sapesse, a seguito sostanzialmente del collasso di Terra Luna Classic, moltissime dApp di LUNC si sono poi spostate su Terra 2.0. Ecco che proprio questa collaborazione potrebbe riportare tali DApp all'interno di Terra Luna Classic. Questo sostanzialmente è il grosso, ok, che potrebbe implicare un ritorno di Terra Luna Classic e della sua blockchain. Se andiamo anche a comparare quelli che sono i dati in questo momento di Terra 2.0 o Terra Luna Classic, vediamo che comunque Terra 2.0 sostanzialmente capitalizza il nulla cosmico 288 milioni, mentre LUNC, l'abbiamo visto prima, capitalizza 1,4 miliardi. Quindi qui i margini di crescita sono superiori, per io penso che il 2.0 non avrà un grande futuro, visto che sostanzialmente è comandata da DAO. Quindi a me non piace assolutamente come coin. Ora andiamo subito a vedere quello che sta avvenendo su LUNC. Come già detto, prezzo di 21.850, quindi avevamo questo importantissimo supporto dei 22.400 che è stato rotto. E dove potrebbe ora andare il prezzo? Allora, io vi dico quella che è la mia. Ovviamente dipendiamo tantissimo da Bitcoin, come possiamo osservare all'interno di questa chart, siamo fortemente correlati, e vi dico che quello che è il mio ragionamento è il seguente. Allora, abbiamo la situazione in Ucraina, abbiamo la situazione macroeconomica, ora abbiamo FTX, numerosi problemi e il prezzo è intorno ai 20.000 dollari, quindi dal mio punto di vista peggio di così non potrebbe andare. Quindi cosa mi aspetto? Abbiamo visto che su Bitcoin siamo usciti, ok, da questo trend di lungo periodo discendente, e potenzialmente potrebbe essere questo un nuovo bottom. Io penso che ci siano grosse probabilità, perché io vi parlavo di questo supporto dei praticamente 20.000 dollari che è stato rotto in seguito a questa notizia di FTX, però improvvisa, così che nessuno si aspettava, e secondo me molto probabilmente potremmo avere un riassorbimento. Quindi, riportando il tutto all'interno di Terra Luna Classic, io sto monitorando l'area in particolare dei 22.400 fino addirittura ai 28.000, quindi non mi sorprenderebbe che LUNC, ma in seguito a una notizia da parte di CZ che magari ci va a dire guardate, ho deciso non più di dampare tali token, potrebbe nuovamente fare un skyrocket. Ovviamente questo è il mio pensiero, non sono né così finanziario né così trading, però vorrei dirvi quello che è il mio pensiero. Io non penso che FTX sia la nuova terra luna ai tempi, cioè soggetta a un futuro collasso, perché veramente se va a collassare FTX ci andiamo a giocare tutto, che okay, sostanzialmente a livello di immagine, e non penso che assolutamente CZ permetterà tutto questo. Se andiamo a vedere anche a osservare il token in questo momento, prezzo nominale di 17.33 dollari, meno 23% sul giornaliero, market cap di 2,3 miliardi, quindi
Sostanzialmente ad oggi FTX va nuovamente a capitalizzare il nulla. Abbiamo questo importantissimo supporto per quanto riguarda FTT sui 20 dollari, stato annientato, è stato letteralmente rotto. E ora vedremo quello che verrà. Ovviamente io vi dico la verità, non la sto osservando in questo momento, addirittura mentre registro abbiamo toccato i 16 dollari e 46, quindi sta ancora continuando il dump, quindi andrò ad osservare naturalmente quello che avverrà nel corso di giornata, magari andrò ancora ad aggiornarvi, però veramente un qualcosa di assurdo quello che sta avvenendo in questo momento su FTT. Secondo me è in atto una manipolazione, senza precedenti. E a questo punto vi posso dire che se continuerà, ok, la pressione di vendita, la pressione probabile, ok, di shorts, secondo me è stata proprio colpita da questi shorts, vedremo un po' cosa che avrà. Però l'importante è che l'ecosistema cripto tenga, ok? Naturalmente io spero che ci sia un eventuale salvataggio di FTX nel caso la situazione, ok, dovesse essere compromessa. E tra virgolette ci mancherebbe solo questa, quindi vedremo un po' quello che avverrà. Come vedete, proprio in questo momento che sto registrando, vedete qui sui 5 minuti, siamo passati dai 17 dollari fino ai, ve lo dico subito, ai 16-13, per cui un meno 13, meno 6% nel giro di 10 minuti. Veramente un qualcosa di assurdo è quello che sta avvenendo su FTT in questo preciso momento. Vi ricordo che sono le ore 15:02 nel momento in cui registro. Andiamo a vedere anche quello che aveva detto CZ. Soprattutto a me questo tweet non è piaciuto perché sostanzialmente lui è andato a dire attenzione a FTT perché il rischio, okay, di management è equiparabile a quello di Terra Luna Classic. Quindi secondo me questa affermazione è stata un po' troppo esagerata e ha creato tantissimo panico, quindi veramente il panico sta andando nelle strade e quando il sangue scorre nelle strade è lì che tendenzialmente, okay, i sciacalli vanno a fare grossi ma grossi gain. Infine andiamo a chiudere con Dogecoin e Shiba Inu. In questo momento Dogecoin è addirittura a meno 13,55%. Andiamo a vedere anche sostanzialmente il supporto di cui vi parlavo e che stavo osservando, esattamente proprio questo qua. Chi guarda oramai i video da giorni se lo ricorda, stavo osservando il supporto a 8 centesimi 9 e a questo punto sembrerebbe vicino, ok? Soprattutto con RSI 53 potremmo magari riavere un supporto sui 42 RSI con nuovamente un touch and go sui 8,09. Vedremo se poi Doge avrà la forza di prendere e ripartire. Ora, piccolo focus anche su Shiba Inu che in questo momento va a prendere, okay, 6 miliardi, prezzo nominale di 1096, anche lui perde quasi il 9%, volumi per 480 milioni. Quindi andiamo a perdere quello che era un importante supporto che, di cui vi parlavo, testato più volte dei 1154, in particolare è stato testato 6 volte negli ultimi 7 giorni, anche se vediamo che rispetto ad oggi c'è stato un sensibile, okay, riassorbimento. Quindi monitoriamo quello che avviene su Bitcoin, monitoriamo quello che avviene su FTX, però probabilmente questa è un po' la mia idea. Potremmo nuovamente andare a riprendere i 1000? Sì, è possibile, però tutto dipenderà, secondo me, dal daily odierno, cioè se Shiba sarà ricapace di andare a prendere i 1154, allora avremo buone probabilità poi di prendere e tornare su. Se questo non dovesse riuscire, allora torna più che prepotente l'ipotesi dei 1000. Infine andiamo a chiudere con Kinami, so che è una coin che vi interessa molto, in questo momento siamo a 5 millesimi 3. Quindi anch'esso, tra virgolette, ha scontato la notizia del dump in generale delle altcoin, però anche qui sappiamo come sostanzialmente la volatilità è molto, ma molto forte. In questo momento liquidità a 272 mila dollari, quindi come più volte vi ho detto, il prezzo da pagare qui è la forte volatilità. Vedremo un po' quello che avverrà. Naturalmente io rimango sempre bullish su questa coin e fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto.